Buongiorno, vi spiego come catturare le coordinate di una foto. Basta con uno smartphone individuare il luogo e eseguire alcune operazioni. Come vediamo, sullo smartphone accendiamo la macchina fotografica e ecco, così si vede. La macchina fotografica, la prima cosa per verificare se il posizionamento GPS sta funzionando è un'impostazione che sul mio è esattamente questa. Non so se si vede, bisogna vedere se è attiva o non attiva. In questo caso è attiva, solo che il puntino all'interno non è pieno, quindi vuol dire che non ho ancora preso il GPS. Per verificare se il GPS sta prendendo o meno possiamo usare un'applicazione che ti permette di vedere appunto lo stato GPS. Un attimo, stato GPS, ecco, che probabilmente sono all'interno e non prende bene. Utilizza sette di GPS, ecco perché non funzionava. Sono d'accordo. Ok, vediamo a che punto è il mio stato GPS. Non funziona. Oh, ecco. Sì. Non vuole funzionare, eccolo qua. Adesso il GPS sta prendendo. Dovremmo essere quasi pronti a mi avvicino un po' di più alla finestra. Ok, sembra che ha preso la posizione, anche se la sta perdendo. Dovremmo essere. Ecco, sembra che l'ha preso. Ci sono molti satelliti. Qua si vede, si dovrebbe vedere meglio. E adesso andiamo a prendere, a riprendere la fotocamera, perché il GPS l'ha preso. Qua si potrà notare che il sensore di GPS è attivo, quindi andiamo a fotografare l'albero. Ok, è stata presa la foto dall'albero. Ora andiamo a visualizzare la foto. Clicchiamo su condividi. E adesso possiamo inviarla con Gmail. Si apre la Gmail, l'oggetto possiamo evitarlo, a me, sotto metterò l'indirizzo giusto a cui inviare le foto, catch, tanto per riconoscere il che cosa mi state inviando, fa invia. Ok, perfetto. Non appena riceverò la vostra email, la inserirò subito sulla mappa e vi arriverà una notifica.